Buongiorno, questa è la mia prima video ricetta, per cui mi perdonerete se sono ancora un po' imbranata. Ho deciso di proporvi una ricetta che è piaciuta tanto sul blog, che è la trevigiana marinata. È molto semplice e ho appena preparato questa insalata, ho tolto le foglie brutte e l'ho lavata sotto l'acqua corrente. Adesso dobbiamo cuocerla a vapore, come in acqua e un po', di aceto, in modo che prenda un po' il gusto. Va bene qualsiasi pentola per cuocere a vapore che avete a casa, così, oppure un cestello, insomma, va bene qualsiasi cosa. Adesso, dopo aver messo l'aceto e 2 dita d'acqua, mettiamo la trevigiana a cuocere. La portiamo sul fuoco e da quando prende vapore aspettiamo circa 5 minuti. Vedete, stanno iniziando a cambiare colore, tra 2 minuti spegniamo. Sono passati 5 minuti, adesso spegniamo e la lasciamo intiepidire prima di metterla a marinare. Il nostro radicchio rosso si è raffreddato e lo possiamo trasferire nel contenitore dove lo metteremo a marinare. Tenete conto che poi la marinatura dovrà durare circa un giorno in frigorifero, quindi prendete un contenitore che si possa chiudere ermeticamente e se è di vetro è meglio. Allora mettiamo bene il nostro radicchio, la nostra trevigiana. Perfetto. E adesso servono pochissimi ingredienti. Olio extravergine d'oliva. Aceto, quello che preferite, questo è un aceto di vino rosso perché secondo me si abbina bene alla trevigiana. Poi l'ingrediente principale secondo me sono le bacche di pepe rosa, che come sapete non è un pepe, sono delle bacche, ma sono molto aromatiche, si abbinano molto bene al pesce, ma io le amo tantissimo anche sulle verdure. E poi il nostro sale. A questo punto noi saliamo la trevigiana, aggiungiamo il pepe rosa in modo che si distribuisca bene sopra e sotto. Mettiamo l'aceto. L'olio. Chiudiamo ermeticamente. E mettiamo a riposare in frigorifero per un giorno. Ecco, adesso andiamo a vedere come è venuta la nostra trevigiana e possiamo poi servirla nei nostri piatti. Bella fresca. Intanto potete servirla fredda, sia come antipasto che come contorno, oppure tirarla fuori dal frigo un'oretta prima di servirla e servirla poi a temperatura ambiente. E vedete che è marinata, ha un bellissimo colore viola, un po' cotto, e voi potete servirla nei vostri piatti. A me piace tantissimo anche come monoporzione di antipasto, molto leggero.